Ciao raga, sto andando a prendere una cosa molto speciale. Questa è una hit. Ok guys, dopo tante bestemmie e cose che non avevo messo in conto, soprattutto c'è un mezzo casino con la serie sterzo, perché qui sotto c'è un cuscinetto mezzo sigillato che non è compatibile con il telaio della plaga, ma per fortuna io ho un altro pezzo di serie sterzo che è compatibile, quindi è andata bene così, perché sennò c'era da comprarlo. Beccatevi l'STB a telaio, niente male. E adesso vediamo se va tutto bene col montaggio. Raga, un attimo di interruzione, ne approfitto che ho il telaio qua così a nudo per spiegarvelo bene, perché secondo me ne vale davvero la pena, così potete capire molto meglio anche voi. Questo è il nuovo telaio LP Frame, telaio di La Plaga per Mafia Bike. Qui Mafia ha fatto davvero un bellissimo lavoro. Innanzitutto esteticamente è molto molto bello. Qua ricorda tantissimo la Chonky, vi assicuro che il tubo, i due tubi superiori e questa parte qua, movimento centrale, canotto, è uguale, identico alla Chonky, non cambia nulla. Cosa cambia? Il carro. Bensì, guardate che linea ha, una linea praticamente da dirt, è tutto dritto. Quest'angolo qui l'hanno migliorato tantissimo, quindi qua il carro si è abbassato ulteriormente, dovrebbe essere molto più facile fare i trick e dovrebbe essere molto più reattivo. Esce con il movimento centrale da 73 mm, quello classico da mountain bike, serie sterzo a canotto conico, e la figata è che ha i passaggi a cavo interno, che io adesso non monterò perché non sono capace. E monterò i freni esterni con le fascette e anche il filo del cambio. Comunque vi forniscono tutti i pezzi, le boccole qua, tutti per coprire tutto quanto. Veramente è una figata. Quindi ha due passaggi a cavi interno, sia da un lato che dall'altro, con i rispettivi buchi qua sul carro per far uscire i cavi. La novità principale di questo telaio qua però è questa qui. Faccio vedere. Ci sono questi distanziali regolabili, ovviamente da entrambi i lati del carro. Questo compreso di attacco per il freno a disco, ovviamente, e questo invece ha il suo bel inserto dove mettere dentro la ruota e il... Vabbè, non mi viene in mente il nome, comunque il telaietto, questa parte qua, dove agganciare il cambio. Quindi voi vi potete costruire la bici che volete, 26, 27 e mezzo e 29. Questa è la posizione per il 26, in mezzo andate per il 27 e mezzo e tutto tirato andate per il 29. Poi potete regolarli quanto volete, ci sono questi quadratini qua, ve li faccio vedere bene, è veramente fatto bene. Ci sono questi quadratini, si spostano sul telaio in questo modo, così. Quindi bene o male questa hai tanto margine di movimento. E qua ovviamente ci sono le viti, poi per andare a stringere dove vuoi, quindi quando stringi lo blocchi dove vuoi. Un'altra figata assurda è che vedete questi due fori qua, ti danno delle viti apposta, ci sono proprio le viti fatte apposta, ti danno tutto quanto il kit. Questo è per mettere i peg, ve lo faccio vedere. Giusto, vi danno anche il kit adesivi della plaga, così potete attaccare tutti gli adesivi che volete. Ricordiamo che
Questo telaio qua esce in 5 colorazioni, questa è la colorazione nera e verde, e poi esce blu, rosa, magenta, arancione e rosso forse, sì, è rosso. Purtroppo adesso non ho dei peg con cui farvelo vedere, ma il sistema, non, magari non uccidiamolo subito, il sistema è praticamente questo. Avete questa vite che forniscono, voi andate a inserirla qua, in questo modo mettete i peg mafia, mi raccomando utilizzate i peg mafia bike, non utilizzate altri peg, andate a mettere dentro il vostro peg, dentro ci mettete il dado, ok, e con la chiave a tubo è infilato e è andato a stringere, è geniale, così non avete i peg sull'asse della ruota, l'asse della ruota è libero e la sensazione non dovrebbe essere troppo strana, perché comunque bene o male siamo sull'asse della ruota, non siamo lontano, ok? Questa qui è davvero la rivoluzione della wheelie bike, perché ci potete costruire la bici che volete, è compatibile sia con forcelle rigide che forcelle ammortizzate. Come escursione io non vi consiglio di andare sopra il 140, perché secondo me non serve a niente. Dietro potete metterci quick release o asse filettato da 10 mm. Continuiamo col video e vediamo che bomba esce. Ok raga, ho avuto dei problemi, perché vi spiego, praticamente io ho il disco da 180 e questo qua ci vuole l'attacco diretto, io c'ho solo quello laterale, questo diretto, quindi vediamo di fissare la cosa da Fede, che dovrebbe averne uno, quindi se prendete la plaga dovete comprare l'attacco diretto se montate un disco a 180, perché questo è ovviamente compatibile solamente con il 160. Per il resto tutto a posto, il look della bici più o meno è questo. Vi faccio due riprese clean adesso perché vado a Collecchio, che io ai bro gli ho detto che ho preso una bici da enduro e invece gli facciamo il troll assurdo e gli facciamo sta mega sorpresa, poi andiamo a fissare quella cosina qua del freno. Quindi adesso vabbè, carico la bici in macchina e vado là praticamente senza freno. Dopo niente, facciamo un mini test ride e vediamo come mi trovo. Dopo procederemo a fare una modifica molto succosa e poi a mettere i cavi nel telaio interni, perché adesso li ho attaccati così con le fascette, ma non mi piace, voglio un lavoro pulito. Ok raga, allora ovviamente sì, ve l'ho già detto prima, io ho prankato gli altri e gli ho detto che ho comprato una Marin Rift Zone da enduro e invece niente, abbiamo qui lei, guardate quanto è bella. Adesso vado a beccargli così gli facciamo la surprise. Riguardo a prima, ho montato il disco da 160, scusate, che ho uno Shimano usato che avevo. Per il momento va bene così e poi dopo fixerò tutto quanto come ho detto. Allora, facciamo già un piccolo test ride, a parte che secondo me si frena poco, però... Madonna raga! Allora, è molto strana, però è leggerissima. I manual secondo me li fai da paura. Beh, mi devo abituare. È molto una colombianata così, perché vabbè, a me piace guidare con la sella bassa, voi quindi niente male. Sì, bisogna stare molto indietro, come piace a me. Madonna, sta stabile. Non mi devono vedere. C'è già della gente lì, non mi devono vedere. Adesso passiamo qua dietro
Vai, 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 veloce. Facciamo l'agguato della vita. Andiamo, 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 andiamo. Ehi, bitch! Bitch! Lo sapevo! È bella la Marin, lo da sapevo, enduro! Lo sapevo, bastardo! Io lo sapevo! È bella la Marin da enduro! Lo sapevo! Bella la Marin da enduro! Bella la Marin da enduro! Ah, che bello, raga! Che bello, raga! Praticamente fa Miami da sola. Oh mio Dio, che cazzo dici? No raga, no, non potete capire. Non potete capire. È strareattiva. Ma un botto. Cioè, allora, la parte anteriore è più o meno uguale alla Chonky, però è più corto il telaio. Il carro è molto più basso, stretto, ed è un sacco reattivo. Me ne sono accorto subito a swervare. È assurdo. Proviamo a fare un manual. Sono già sicuro che va muy bene. Ciao raga, è una BMX 29. Figa, una cazzata. Assurdo. È assurda. Per trickare fa paura, perché il carro è talmente corto e basso che qua con le gambe ci arrivate. Cioè, ho le ginocchia sopra la sella già, solamente facendo così. Se non volete mettere i peg, adesso io non ce li ho. Avete il carro che è molto largo, cioè guardate qua, ci state bene, quindi top, ve la potete buildare come volete. Allora guys, passaggiamento interno, stiamo facendo passaggio cavo interno, rimettendo il disco da 180, gli abbiamo aggiunto il suo spessore che è questo qui in mezzo. Bene raga, eccoci qua, giunti alla fine di questo video, il mezzo è pronto, mancano solo un po' di accortezze. Come ho detto prima, ci sarà una modifica prossimamente, perché qua la situazione pecca un po' di sound, ci vuole qualcosa per ravvivare tutto. Commentate se vi piace la bici e che modifiche ci fareste se fosse in me. Se proprio lo volete, in futuro facciamo un progettino custom, non sarebbe male. E basta, seguitemi anche su Instagram e